andare a trovare alcune pedalate di gloria, mentre il gruppo con Uthman che si scandisce ancora un ritmo abbastanza sostenuto, l'atleta del Vini Caldirola continua l'azione e poi là sul fondo c'è Mason in sesta settima posizione, un Mason che non molla le prime posizioni di questo gruppo che d'ora passa al traguardo. Erano i tre con un vantaggio di 1 minuto e 50 secondi. Ora comunque l'azione di Uthman si fa più importante e ancora si porta verso il traguardo, il passaggio dal traguardo, ed alcuni scatti hanno proposto l'azione, mentre ancora ecco Mason che si porta nelle prime posizioni con il gruppo in fila indiana, ancora Mazzoleni, poi c'è Ivanov ed ancora continua l'azione, un'azione importante che vede il gruppo inseguire il terzetto, i tre uomini che vanno alla ricerca del traguardo. È ancora un'azione questa del gruppo che è importante e che continua a cercare la testa della corsa, continua a cercare il terzetto. Ed ora la corsa si sta portando sul finale, sempre i tre uomini al comando. Karlström, De Marin e Faderny, tre stranieri, tre professionisti, l'atleta del team Kolpak, l'atleta della società slovena e il portacolori dell'Amore e Vita. Tre uomini al comando hanno 50 secondi di vantaggio sul gruppo e sono qua ancora a pigiare, a cercare il traguardo che si avvicina sempre più. Ci sarà tra breve la primo innesto alla salita, quella del Gran Premio della Montagna, e poi discesa e la rampa finale di 3 km che porta a Tollo. L'azione si propone con il terzetto che continua a cercare il traguardo e c'è il gruppo alle spalle. Gruppo alle spalle che cerca di rinvenire davanti le formazioni della Mercatone 1, ma la Vini Caldirola con Uthman oggi è veramente stato grande, questo sloveno della Vini Caldirola Sidermek. Ancora l'azione del terzetto che continua a cercare, a pigiare in questa fase di corsa, ormai si porta sul finale, è l'ultima tappa del Giro d'Abruzzo. Maglia sulle spalle di Mason, maglia classifica generale acqua e sapone, classifica punti Abruzzo, promozione turismo, poi Telepack Family, Gran Premio della Montagna. Marin cerca questa maglia e dovrebbe essere il vincitore del Gran Premio della Montagna, De Marin, questo straniero, questo sloveno. Poi ancora Kubo Trading, classifica dei giovani, Laran Gold, classifica stranieri, poi Vito Taccone, vincitore di tappa, Cantina Tollo, dove c'è la sede dell'ultima tappa, il migliore abruzzese. Continuano nel frattempo i tre, mentre c'è il cartello dei 10 km al traguardo. Dieci chilometri per il terzetto. Alle spalle però il gruppo ha una forte reazione. Il gruppo continua a cercare il terzetto per un finale che si sta proponendo incandescente. Questi strappi che vedono impegnato anche Marzoli, Ruggero Marzoli, che cerca la tappa a questo Giro d'Abruzzo dopo aver aiutato il compagno Denis Lunghi per la maglia di capo classifica. Oggi l'abbiamo sentito prima dalla partenza, vuol provare
a vincere la tappa, se nulla si può, contro Mason, contro l'atleta della Caldirola. I tre continuano a pigiare, a cercare il traguardo, superato il cartello dei 10. Ed il gruppo si trova a 40 secondi. 40 secondi per il terzetto, che ha guadagnato un vantaggio massimo di 2 minuti e 40 secondi. Ora il vantaggio però sta scemando ed è a 40 secondi con il terzetto, con Faderni, De Marin e il portacolori dell'Amore e Vita, Castron. Ancora i tre continuano a pigiare, a cercare il traguardo, anche un vento trasversale. Ora Faderni davanti è il più scatenato del gruppetto. Continuano i tre l'azione, l'elicottero alle spalle ci fa vedere il gruppo impegnato per ricucire l'azione sul terzetto. Un gruppo di 150 però strada facendo si sono ritirati alcuni atleti. Ma la storia è qui davanti, la storia del Giro d'Abruzzo. C'è un forcing fra il gruppo e il terzetto che però non molla, non demorde. Eccoli qua impegnati tutti e tre, ancora con spirito di sacrificio, con voglia di impegnarsi, di pigiare, di cercare il traguardo. Ora c'è una curva e poi la curva U che immette sulla strada che porta al Gran Premio della Montagna con il terzetto impegnato. Gran Premio di Miglianico. Ancora i tre impegnati. Ancora i tre che continuano. E il gruppo alle spalle che però reagisce, cerca di impensierire l'azione del terzetto, dei tre uomini al comando da oltre 70 chilometri. Praticamente è metà corsa che sono in fuga i tre, lo sloveno. Lo sloveno con l'atleta del Colpa Denardi. Passa la macchina della presidente di giuria, segnale che i tre sentono il fiato alle spalle. Si sta riducendo ulteriormente il vantaggio del terzetto. I tre che continuano comunque la loro azione e abbiamo visto appunto il gruppo con le immagini dall'elicottero, elicottero che ora si sta portando sui tre per questa azione, un'azione impegnativa. Forte la reazione comunque del gruppo verso il GPM, ultimo Gran Premio della Montagna. Salgono e c'è il gruppo là sul fondo che sta arrivando. Va via l'assistenza tecnica Campagnolo. Là sul fondo c'è il gruppo che sta arrivando sul terzetto. Forte reazione. Ancora un'azione sveglia. Comunque per i tre, ma la reazione è molto forte. E ormai non più di 100 metri per il terzetto che vede svanire il sogno di una vittoria di tappa. De Marin in classifica
si trova a 4 minuti.